Clean Up Italia nasce da un bisogno condiviso con tante persone, ma anziché cercare di trovare scusanti o altro, appena si ha un po' di tempo libero si rivaluta una strada o si abbellisce una piazza, hanno deciso di passare all'azione, insomma. Quindi Clean Up Italia è un po' vuole essere un po' contenitore di tutte queste realtà. Al momento in Clean Up Italia siamo 55 associazioni attive e abbiamo già buona parte della penisola è rappresentata. Ci siamo prefissi, soprattutto con Gianluca Parodi, che è il cofondatore, di provare ancora a raccogliere altre realtà. Al momento stiamo cercando di raccogliere informazioni, raccogliere persone. In Aptricase nasce da un bisogno sempre condiviso. Nel mio caso, facendo tutto l'anno il bagno, andavo sempre nello stesso posto e raccoglievo ogni giorno sempre la stessa quantità di rifiuti, sempre la stessa busta, sempre con le bottiglie di birra e quant'altro. Tramite un post Facebook proposi un incontro pubblico e parteciparono i primi. Solo Clean Up Tricase conta intorno ai 100 iscritti. Ci occupiamo di raccolta rifiuti spontanea, ci raduniamo due volte al mese e decidiamo le due tappe successive. Con la comunicazione che facciamo all'amministrazione diciamo appunto dove andremo e che cosa vorremmo fare, e ci è capitato di fare di tutto, quindi piantumare alberi o piantine o fiorellini, ripulire dai rifiuti, rasare semplicemente una rotatoria d'entrata del paese. Poi comunque facciamo incontri con scuole, quando ci sono delle richieste da parte dei cittadini molte volte che segnalano c'è una strada da pulire o quello da pulire, la nostra risposta è fate un gruppo di 5-10 persone che possano essere responsabilizzate sulla strada e poi noi veniamo ad aiutare, però deve essere un'iniziativa che parte da chi c'è sulla strada. Una delle prime iniziative fatte con Clean Up Italia l'abbiamo intitolata Una cicca un litro, per far più presa. Una cicca riesce a incidere su 40 litri d'acqua. C'è il bisogno di far vedere che è pulito e più bello, è uno degli hashtag che utilizziamo. Un altro hashtag che utilizziamo è ripuliamo le menti. Non abbiamo quel tipo di coscienza o di sensibilità dal capire che buttando la cicca dalla macchina fai del male agli altri e principalmente a te stesso. Sono arrivato in 2014 qui nel Salento e mi sono innamorato del posto. L'amore mi ha portato qui, ho incontrato la mia moglie, l'ho sposata. Vedendo questa terra che mi piace tanto, mi sono reso conto che ci sono pure delle cose che non vanno bene. Ad esempio la questione dei rifiuti, eppure delle cose che purtroppo vedo sempre nel mare, perché io nuoto tutto l'anno. Una volta, andando al mare, ho visto giubbotti gialli e arancioni per farsi vedere per strada, perché questo gruppo che ho visto stavano raccogliendo i rifiuti. E dietro c'era scritto Corsano per l'ambiente. E mi sono detto, ma un giorno devo proprio aiutarli e fare anch'io la mia parte. Sono stato molto arrabbiato di vedere tante cose che la gente può buttare. C'era una discarica abusiva dove abbiamo trovato ma tante cose. Di solito la raccolta si fa in 2 ore la domenica e questa volta siamo rimasti 3 ore perché c'era tanta roba. Abbiamo trovato rifiuti e c'era una data 2005. C'è sempre gente che può fare la differenza e un po' rimediare alle cose sbagliate che possono fare gli altri.
Per me l'Italia che cambia è un'Italia senza schemi, con una voglia di sentirsi belli come paese. Si tratta di amare il suo paese iniziando già a amare il pezzo di terra che sta davanti a te. Essere un esempio. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.